vediamo questo filmato che è l'inizio di un programma andato in onda su Rai 3 nel 2005. Il programma era condotto da Silvestro Montanaro, un giornalista che purtroppo abbiamo perso, ma che era uno con la schiena dritta. Il servizio pubblico ha informato i cittadini che pagano il canone di quello che accadeva nel mondo della medicina, e cioè che le case farmaceutiche, soprattutto le più scaltre, quelle col pelo sullo stomaco, si inventavano delle malattie. Infatti la trasmissione si chiamava Inventori di Malattie. È stata cancellata dagli on demand della Rai, ma noi ce l'abbiamo e ogni tanto la riproponiamo. Adesso vediamo solo un primo pezzo perché non facciamo in tempo a vedere gli altri, ma che ci spiega come funziona Pfizer e gli altri, perché parla proprio di Pfizer, no? E lo avvicina alla mafia. Non siamo noi, è il servizio della Rai, noi lo riproponiamo, lo avvicina al metodo mafioso nei confronti della politica. E quindi come possiamo prendere per buono quello che dice, cosa che peraltro neanche fa, perché neanche lo dice, dice un'altra cosa. Lei si immagina qual è il cortocircuito che c'è stato nelle istituzioni e nel trattamento dei cittadini? Vediamo per cortesia. Ricordo che quando da bambino mia madre mi accompagnava dal dottore, per me entrare in quella stanza era un po' come entrare in un luogo sacro. Certo, anche allora c'erano problemi e contraddizioni, ma la medicina era un'arte, dal sapore quasi magico al servizio dell'uomo. Oggi che le leggi della finanza e del profitto hanno invaso ogni ambito dell'agire umano, anche la salute, bene primario per eccellenza, è divenuto luogo di grandi poteri ed enormi affari. Sì, il malato oggi non è più uomo, ma consumatore. È un grande business. E così le malattie, una volta tanto paventate, oggi addirittura si inventano. Esatto. Mi chiamo Peter Rost, sono un medico e ho lavorato per circa 20 anni nel settore farmaceutico. In ultimo alla Pfizer come vicepresidente del settore marketing. E dopo essermene andato dalla Pfizer per aver denunciato pubblicamente alcune pratiche illegali, ho lavorato come scrittore, giornalista e consulente negli Stati Uniti. Ho definito il settore farmaceutico una specie di mafia. Intendevo dire che, esattamente come il crimine organizzato, il settore farmaceutico è stato dichiarato colpevole di reati molto grossi e ha pagato multe di miliardi di dollari. È molto potente e se qualcuno prova a parlare apertamente di quello che succede in quel mondo, viene letteralmente mandato via a calci. E quindi il settore farmaceutico si comporta e ha un potere sulla politica molto simile alla mafia. Ho deciso di parlare quando ho scoperto cosa stava succedendo alla farmacia e alla Pfizer, che l'aveva da poco acquistata. Stiamo parlando di reati per 10 anni di prigione e io non volevo essere coinvolto in pratiche illegali. Le pratiche illegali di cui parlo riguardavano il genotropin, un ormone della crescita ricombinante su cui stavo lavorando. Ho scoperto che l'azienda stava promuovendo il farmaco in modo illegale e negli Stati Uniti ciò è considerato un reato punibile con fino a 10 anni di prigione. A Wall Street non importa quanti soldi fai o quali sono gli utili che riesci a ottenere. L'unica cosa che interessa a Wall Street è quanti utili in più farai l'anno successivo. Perciò si instaura una specie di circolo vizioso, per cui i tuoi successi passati, l'enorme successo ottenuto con un farmaco importante, significano che devi fare ancora meglio con i nuovi farmaci, anche se non hai niente in cantiere. E ciò spinge le aziende a fare cose illegali, cose che non dovrebbero fare. Un malanno. Vecchio luogo comune ormai debellato dalla scienza moderna. La salute non è che una parola che dovremmo per sempre cancellare dal nostro vocabolario. Per conto mio non conosco che gente più o meno insidiata da malattie più o meno gravi, da malattie più o meno violenti. Teoria molto interessante la vostra, dottore. Teoria molto moderna, mio caro Musquet. Questo signore è il protagonista di una commedia francese degli anni 20 dal titolo Il dottor Nock e il trionfo della medicina. Provate a chiedere al dottor Nock cosa pensa delle persone sane. Le persone sane sono malati senza saperlo. Il geniale dottore manipolerà l'intera comunità con l'obiettivo di far credere malato chiunque si trovi in buona salute.
Come ha fatto il dottor Nocca a convincere tutti? Una buona strategia di comunicazione, malattie poco classificabili e dai sintomi ambigui, alcuni complici e la coscienza molto, molto sporca. 100 anni fa queste cose erano già state comprese. E le hanno messe anche su un paio di pellicole, una questa francese e poi ce n'è una anche italiana. Questo medico ci ha raccontato delle pratiche illegali di Pfizer e compagnia cantante e ci ha spiegato bene che la borsa vuole che tu l'anno dopo fai ancora di più e quindi ti devi inventare le malattie, ti devi inventare delle cose, devi corrompere la politica, la magistratura, tutti devi corrompere. Questo è quello che accade. E queste cose non le è come una mafia. Queste cose non le diciamo noi. Noi riportiamo soltanto quello che la RAI ai suoi cittadini ha trasmesso nel 2005 tramite un'inchiesta gestita dal giornalista Silvestro Montanaro che abbiamo visto. Ovviamente il filmato continua e poi ne vedremo altri pezzi perché ci sono cose ancora più scandalose di questa, ma questo è quello che la RAI ci ha detto a noi cittadini. Paghiamo il canone per essere informati di questo. E noi ci fidiamo di quella gente? Noi ci siamo fidati di quello che dicono loro per separarci, per influire sull'economia, per distruggere le nostre vite dal punto di vista psicologico ed economico? Ci siamo fidati di costoro che hanno incassato centinaia di miliardi e non li hanno ridati al popolo? Hanno rastrellato? Noi ci fidiamo di loro, signor Presidente? E per essere ridotti in questo modo? Io vorrei un commento di chiusura, ma poi lo riprenderemo perché c'ho mille altre cose qui da dire sull'argomento, ragazzi, veramente ce n'è per tutto e per tutti. Vorrei un ultimo commento veramente da Alberto e da Vanni su questa cosa. Avete visto il filmato, no? Avete visto il filmato? Sì, sì. È la RAI quello, è un filmato della RAI, non è mio. Innanzitutto il medico del film, il dottor Knopf, dice una cosa importante, dice bisogna disseminare la paura di malattie. In realtà oggi per governare si disseminano paure di tutti i tipi, quindi questo è il primo dato da tenere presente. Siamo governati dalla paura. Secondo, visto che a noi piacciono i dati, senza stare a fare troppi discorsi, andate sul sito americano justice.gov, justice.gov, che è il sito del Ministero della Giustizia americano, e cliccate la parola Pfizer. Vengono fuori 400 provvedimenti presi contro la Pfizer, come ha detto quel signore nell'intervista, per miliardi di dollari. Quindi io non ho capito perché uno così sia ricevuto dal Papa, tratti segretamente con la von der Leyen, Albert Bourla, sto dicendo, l'amministratore legato alla Pfizer, è una persona dal quale io non solo non comprerei una macchina usata, ma neanche un accendino usato, voglio dire, capito? Eppure questo è così. E quindi guardiamo i dati, andate su justice.gov e vedrete che questa azienda ha già avuto 400 grossi, tremendi provvedimenti per miliardi di dollari per aver usato pratiche illecite. Quindi figuriamoci un po'. E noi ci fidiamo di quello che dice e di quello che scrive. Vanni? Guarda Fabio, questo video c'ha 20 anni. Sì, 20 anni. E si vede, si sente, perché questo era 20 anni fa. Adesso la situazione è diversa. Peggiorata. E con grande tristezza, sì che è peggiorata, ti dico anche perché. Perché in realtà non solo qui stiamo parlando perché ci stiamo fidando dell'oste, ma noi abbiamo avuto l'EMA, l'AIFA e i governi che sono stati più realisti del re. Perché a onor di verità, Pfizer e Moderna non hanno mai detto che il loro prodotto sarebbe servito, per esempio, per evitare la trasmissione. Certo. Non l'hanno mai detto. Pfizer e Moderna, ancora oggi, se uno va a vedere a livello di gravidanza, da sempre hanno detto guardate, non abbiamo fatto gli studi, chiedetene al vostro medico. Quindi abbiamo avuto invece i governi, l'AIFA e l'EMA, che hanno detto assolutamente sì, va benissimo, in totale assenza di dati. Quindi siamo andati proprio dall'altra parte, cioè non hanno neanche loro bisogno di venderci qualche cosa, perché addirittura i governi, gli enti regolatori e gli ordini dei medici hanno fatto il lavoro ancora per loro ancora più grande di quanto hanno fatto loro stessi, perché loro non si sono mai azzardati a dire una cosa del genere. Emmer Cook, quando è andata all'Europarlamento, gli hanno chiesto
ma questi prodotti impediscono la trasmissione del virus, avete fatto gli studi? Si è messa letteralmente a ridere dicendo no, ma certo che non l'abbiamo fatti, ma questo voi lo sapete dal giorno 1. Ed ecco dove c'è il problema, il vulnus vero, è che l'AIFA, l'EMA e i vari governi lo sapevano perfettamente, lo sapevano dal giorno 1 e hanno mentito sapendo di mentire. Ecco perché la situazione è completamente diversa. Qui non c'è neanche la casa farmaceutica che ti mente, magari lasciamo perdere il discorso dello sviluppo della ricerca che ci si potrebbe parlare un anno, ma abbiamo avuto i governi, ribadisco, gli enti che hanno semplicemente detto in assenza dei dati che tutto quanto andava bene. E vogliamo adesso indicare le case farmaceutiche? No, la situazione è molto peggio, molto molto peggio. Purtroppo è vero quello che dicevo. Per parlare degli enti, andate a vedere, è riportato in rete ormai da vari mesi, quanti dirigenti degli istituti regolatori sono andati a finire nella Pfizer o nelle società partecipate, appena usciti. Quelli che hanno autorizzato i farmaci sono stati premiati con uno stipendio e un lavoro nelle case farmaceutiche. Più unire i puntini, più di così, francamente. No, Vanni ha aperto ovviamente un altro spunto di riflessione, cioè 20 anni fa e c'erano queste cose, c'erano queste condanne, tutte queste storie, eccetera. Poi le case farmaceutiche si sono organizzate e dice, vabbè, perché dobbiamo essere condannati? Quindi stanno sostanzialmente scaricando sulla politica, su una sorta di teste di legno, va bene, le responsabilità di cose che loro dicono, no, io non l'ho mai detto. Però qualcun altro l'ha detto. E tu sei stato anche zitto, però, in quel momento, mentre quello lo diceva, tu non è che dici, sì, ma non è mio dovere dirlo. Hai ragione, purtroppo. Perché qui, siccome di moralità ormai non si parla più, siccome di umanità non ce n'è più, ormai è tutto un algoritmo, è chiaro che quello dice, ma io non ero mica obbligato a dire che non era vero quello che diceva il politico. Io ho fatto un contratto, poi sono problemi tuoi, io sto al mare, che me ne frega, vado a Bahia. E poi se tu dici che quello cura anche dall'alopecia o dal cancro, sono problemi tuoi. Io ti ho scritto quello che è, tu l'hai sottoscritto, ciao, arrivederci, un bel ciaone. Quindi non verrà più condannata la casa farmaceutica e neanche i politici che cercano la supercazzola o di svignarsela. Ed ecco perché noi facciamo un appello all'unica persona che può fare qualcosa, cioè il nostro rappresentante supremo, il Presidente della Repubblica, che ha la possibilità, data la sua statura, dato il suo incarico, il prestigio, eccetera, di dire qualcosa. In questo senso, di riequilibrare le categorie di persone, quei concittadini, tanti milioni che sono stati ghettizzati da questa storia o anche addirittura danneggiati economicamente. Noi della parte economica non abbiamo parlato, lo faremo la prossima settimana, qui aiuti a pioggia a tutti, compresi lì alla Pandorina e altri, a Belen addirittura, qua ci sono inchieste di tutti i giornali che hanno fatto, quindi emergenza Covid ha portato denaro a fiumi, a fondo perduto a tutti, noi ci avrebbero dato dei denari solo se avessimo trasmesso gli spot di promozione al vaccino. Questa non la possiamo far finire lì, e purtroppo no. E noi abbiamo rimesso del denaro nei confronti dei nostri anche concorrenti che invece se li sono acchiappati, che gli frega. Mica fanno questo mestiere, mica fanno un emittente di giornalismo indipendente. No! Se trasmette la musichetta, che me frega a me? O se comunque cazzeggio generale, no? O se tra i miei DJ c'è pure quello che mi fa così, che fa lo spot strapagato dallo Stato per la punturina, è ovvio che io lo trasmetto. Però l'emergenza era per tutti, anche per noi, che avevamo fatto una scelta diversa. Quindi se devi dare dei soldi, li dai a tutti, non solo a loro. Chiaro, no? L'emergenza è per tutti, non solo per quelli che fanno bene il compitino della promozione alla casa farmaceutica. Giusto? O addirittura a questi signori qua che guadagnano milioni, decine di milioni e hanno società in attivo. Loro potevano pure aspettare, no? Invece avete fatto aspettare noi, che facciamo un emittente talk news e sport indipendente, totalmente indipendente, fatta di editori puri, cioè che non hanno interazioni con nessun altro interesse commerciale in Italia e nel mondo, a noi ci avete proprio voluto tentare anche di uccidere, perché questo poi vedremo anche questo, che con la sottrazione del denaro, no, in vari modi, è chiaro che l'obiettivo scritto da questi, vabbè,
non mi fate usare aggettivi, era proprio quello, indebolire per far spegnere, chiudere, cancellare, zittire. Gli levi il denaro, gli levi l'ossigeno, tac. Adesso noi chiediamo conto però di questo. Lo chiediamo, lo abbiamo chiesto nelle sedi opportune, ma lì si rimanda, che cacchio le paghiamo a fare le tasse se poi tu non mi aiuti a sostenermi e mi rimandi sta roba, mi cambi giudici,